Il terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980 è rimasto impresso nella memoria di tutti gli italiani e mia in particolare perché io ho vissuto ad Avellino, sono legata a quella terra, avendo vissuto 5 anni e sono tra l'altro lucana e quel terremoto purtroppo colpì duramente anche la Basilicata. Quindi io ricordo quelle immagini in bianco e nero di paesi distrutti, di coloro che cercavano di operare in tutti i modi per salvare le persone sotto le macerie. Ricordatevi anche quel titolo del mattino, Fate presto, era verissimo, occorreva far presto e non è da dimenticare quella che è l'appello che fece il Presidente della Repubblica Pertini perché la spinta morale che diede alla ricostruzione. In quel periodo era capo gabinetto della prefettura di Avellino il dottor Sorvino, poi nominato prefetto e poi successivamente fu nominato vice del commissario per l'emergenza Zamberletti. Anche a lui va un ricordo perché il dottor Sorvino nel 2015, dal 2015 non c'è più, però noi l'abbiamo ricordato 2 anni fa, circa forse di meno, proprio presso la sede della prefettura. Un grazie va a tutte le persone che hanno operato in quel frangente, parlo delle forze di polizia, parlo dei vigili del fuoco, parlo dei militari e un ricordo va alle famiglie di chi ha perso la vita. E devo dire che la protezione civile da quel momento in poi ha avuto un momento di revisione anche dell'ordinamento e da quel momento in poi la protezione civile ha cominciato ad avere sempre più degli aspetti moderni, degli aspetti più in grado di far fronte a tutte le emergenze ed oggi abbiamo una delle migliori protezioni civile e i vigili del fuoco che davvero possono garantire nell'emergenza la maggiore efficienza e la maggiore attività di immediatezza nelle operazioni di soccorso.